Un classico delle cene d'autunno, le scaloppine ai funghi. Ma quale sarà il segreto per fare quel sughetto cremosissimo, succulento? La panna? Il latte? No, sapete che Elenia rifugge questo tipo di espedienti, quindi impareremo a fare queste scaloppine e come impareremo anche a cucinare dei dolcetti velocissimi con pochi ingredienti, però veramente al bacio, proprio dei baci. E allora cosa aspettiamo? Andiamo a fare la spesa. Buongiorno Ivana, ovviamente devo prendere della verdura. Allora, funghi porcini per le nostre scaloppine, aglio. Sì. E poi un po' di prezzemolo. Abbiamo il prezzemolo, sì. Eccolo qua. Basta così? Perfetto. Ecco. Ed eccoci qui per prendere il nostro formaggio. Wow, ciao. Rosa, ciao, buongiorno. Buongiorno a voi. Oggi ci servono 200 g di mascarpone, amaretti, farina di cocco, granella di pistacchio e burro. Perché quello delle nostre montagne. Esatto, sì. Perché l'altra volta te l'avevo dato piccolo ma non avevo questo. Ok. Ah sì. Vero, quelli piccoli. Sì, sì, sì. Ottimo. Ok, benissimo. Direi che siamo a posto. Il dolce sarà buonissimo. Grazie Rosa, ciao. Ciao. Marco, buongiorno. Serve proprio della buona carne. Nella fattispecie mi servirà 500 grammi di vitello a fettine. Grazie Marco, grazie mille, grazie. Noi andiamo subito in cucina a dare la nostra Elenia perché il tempo sfugge. Buongiorno cari Elenia. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati, ben ritrovata. Anche a te. Anche a me. Ma stai facendo quegli amaretti? Tutto li sto zucchero, sistemando, tutto li sto dolce. Selezionando, perché secondo me qualche topolino qua è passato. No? Topolino femmina? No. No? No, no. Comunque, sai, è proprio azzeccato la giornata giusta per fare gli amaretti, zucchero, dolci, così. Perché? Cioè, non hai visto che ospite che abbiamo oggi? No, dove hai nascosto il copione, scusa? Io non lo nascondo il copione, lo mandano per mail a tutti, cioè ce l'ha il mondo. No, a me c'è scritto, fai le ricette per lunedì, martedì e mercoledì. Via. Questo è il mio compito, cioè... Perché insomma, ho cannato oggi, la ricetta oggi? Cannato, magari cannato di tutto no, però insomma lo zucchero non è che faccia proprio benissimo, insomma... Arrivederci. Oggi parliamo di ricerca, parliamo di scienza, parliamo di dati scientifici, parleremo di quello che ci fa bene e quello che ci fa male, ma soprattutto parleremo di ricerca, parleremo di bambini, che è molto importante. Bello. Beh, questa, nonostante lo zucchero, comunque ma sarebbe una ricettina da fare che con i bambini, divertirci. Beh, allora facciamo uno strappettino alla regola, okay, dai. Ok, vado. Domani digiuno. Domani digiuno. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi un top Italian scientist, un italiano, uno scienziato italiano, il top, Marco Pierotti. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Dovete sapere che il professor Pierotti è il coordinatore della ricerca scientifica per quanto riguarda l'Istituto Pediatrico della Città della Speranza. Dico bene? Giustissimo. Più o meno? Sì, bene, la dicitura esatta è l'Istituto di Ricerca e Pediatri. Ecco, ecco. Poi la dicitura so che è un pochino più, certo. più lunga, insomma, però ci atteniamo, stiamo sulla semplicità. Allora, professore, intanto grazie per essere venuto a grazie due chiacchiere in cucina, veramente. Le hai verso un po' di caffè? Grazie. Niente zucchero, vero? Niente zucchero. Lo diciamo perché? Ma gli inglesi parlano dei three white poisons, tre veleni bianchi, lo zucchero, il sale e la farina. Ah sì? Allora questo lo mettiamo un po' da parte, così, ecco. Questo ovviamente perché è nel famoso decalogo degli stili di vita che predispongono a...
ma lo sappiamo, dobbiamo sempre stare allerta perché la prima medicina è il cibo, certo, giusto? Assolutamente, siamo quello che mangiamo, quindi non è un aforisma così tanto per citare, no, certo. Ma ce lo dice un medico, un professore, insomma un ricercatore. Ci sono, se può essere particolarmente interessante, molto molto scientificamente in questo momento sperimentato il concetto del digiuno a intermittenza. Ecco, d'altra parte c'è nelle religioni, le religioni hanno sempre dei sottofondi, è vero, anche se parliamo di cucina, per cui, però la notizia buona è che dal giorno di digiuno poi il giorno dopo si può mangiare quello che si vuole. Ah sì? Allora questa è una notizia che mi rinfranca parecchio, certo. Vorrei parlare però del digiuno, poi parleremo, intanto qui c'è un libro che adesso sfoglierò, Un sogno lungo 20 anni, certo. Di che cosa parliamo? Beh, parliamo appunto di questo sogno che è stato fatto dalla Fondazione Città della Speranza, che è stato, come dire, si è realizzata direi la prima parte, cioè si è intervenuti nel migliorare l'assistenza pediatrica in maniera significativa con gli interventi che hanno riguardato l'oncologia pediatrica dell'azienda ospedaliera qui a Padova, si è cominciato a intervenire anche nella ricerca, soprattutto quella ricerca che ha un aspetto di applicazione pratica, che riguarda soprattutto la diagnostica. Quindi Padova è diventato un riferimento nazionale e internazionale nella diagnosi delle leucemie e dei linfomi dei bambini. E poi dopo c'è stata questa straordinaria realizzazione che è la torre di ricerca. È una torre di 9 piani, tra l'altro con una bella architettura, direi, e che è stata realizzata con il contributo del volontariato. Credo che il valore complessivo sia più di 30 milioni di euro e non c'è neanche un euro, diciamo, pubblico. Allora, gustiamoci questo caffè senza zucchero, e poi torniamo a cucinare con la nostra Ilenia. Professore, prego. Avanti grazie. Nella nostra cucina. Buongiorno. Marco Pierò, ben arrivato. Grazie. Eccoci bello. Qua, il nostro grazie. Professore e il nostro ricercatore. Molto bella quella lente. L'avevi notata? È bellissima. Vero? Per utilizzo medico allora, oppure... Vuole la versione seria o la versione più giocosa? Tutte giocosa. Due. Allora, quella giocosa per leggere meglio l'etichetta del vino, chiaramente. Quella più seria invece chi me l'ha regalata mi ha detto di ricordare sempre che il particolare è quello che fa la differenza. Bello. Vedi? E faremo dei dolcetti molto veloci, ma come sono veloci nella realizzazione lo sono anche nel mangiarli. Dici? Proveremo. Scusi, mi chiamo l'infermiera, grazie. Ah no, volevo dire. Grazie. E allora Ilenia, cosa devono fare da casa i nostri prendi amici? Prendi nota. Per i dolcetti velocissimi ci occorrono 400 g di amaretti, 200 g di mascarpone, 50 g di zucchero, caffè, farina di cocco disidratato e granella di pistacchi. Adesso questa ricetta alla fine non è appunto complicata come dicevo prima, perché la difficoltà sta soprattutto nel fare un buon caffè, primo, farlo raffreddare e poi comporlo, perché alla fine non c'è cottura. Velocissimo. Esatto, la particolarità tra l'altro è che si può fare in anticipo e se viene fatto in anticipo sono ancora più buoni, perché appunto il caffè si assorbe. Ottimo. E quindi, allora, noi abbiamo il nostro caffettino. Lo versiamo qui insieme all'altro perché ci servirà, appunto essendo un biscotto secco, tende un attimino ad assorbire, un caffè naturalmente amaro e ci divertiamo adesso. Devo solo aggiungere lo zucchero al mascarpone, okay. Leggermente a temperatura ambiente perché altrimenti è troppo diremo duretto per riuscire a creare questa cremina. Mescoliamo. E poi appunto andiamo a... E dopo c'è la composizione. La composizione. Allora, io intanto, visto che qua è il nostro professore, faccio qualche domandina. Sì. Perché io sono sempre stata curiosa. Allora, qua si parla di ricerca. La ricerca oggi è importante, è dire poco, è un eufemismo, perché veramente è la base per quello che sarà il nostro futuro. Ma come funziona in un laboratorio di ricerca? Nel funziona senso... come la cucina. Ah, sì? Sì, sostanzialmente c'è qualcuno che a un certo punto... ha fatto una scoperta perché è mosso da curiosità che può essere veramente di qualsiasi cosa. Naturalmente quando parliamo di ricerca scientifica in campo biomedico
non è come Galileo che le sue scoperte le ha fatte guardando il cielo, ma abbiamo una motivazione spesso dolorosa molto ben presente. C'è una malattia. C'è una malattia. C'è una malattia. E quindi si vuole capire questa malattia per curarla. Per questo è un grande insegnamento che ci viene dal passato. Una malattia si cura quando la si conosce. Bene. Quindi la ricerca ha lo scopo di conoscere la malattia. Poi dopo le metodologie della ricerca, non scherzavo, sono simili a una cucina, perché per capire come funziona una malattia, o meglio come non funziona qualcosa nell'organismo da cui viene una malattia, lasciamo perdere quelle infettive da virus, batteri, eccetera, dobbiamo fare nei laboratori, ricostruire certi percorsi che fanno le cellule normali, le cellule malate, e confrontarli. E tutto parte da quello che si chiamano nei lavori scientifici materiali e metodi, che è esattamente una ricetta che si fa in cucina. Vedi? Ma qual è il bello e il nuovo? È che ogni cuoco, immagino, poi la signora me lo confermerà, legge una ricetta del collega, ma poi ci aggiunge qualcosa di suo. Perché questo fa migliorare il piatto, il gusto, eccetera. E allora lo stesso è nel laboratorio. E allora, ogni ricercatore fa questo. A proposito, guardiamo il procedimento. Perché mi deve aiutare, Ah sì? Ah certo. E pensava di stare in disparte. Alla mia età mi assegnano compiti di solito teorici. Beh, quando adopero le mani faccio dei danni, però. No, no. Allora. Sì, signora. Tu, Ilenia. No, sì. Ilenia. Sì, dai. Allora, si intingono i due amaretti in questo caso. Si va a mettere una dose minima in questo caso di crema al mascarpone, se ci sono delle eccedenze le togliamo e li lasciamo riposare un attimino così, perché poi andremo a tuffarli, a rotolarli in questo modo. Oh, che belli che sono! Ok? Allora possiamo avere, appunto, portiamoci sempre un piatto magari pulito, diverso, sì. Abbiamo quelli appunto alla farina di cocco. Super veloci. A chi non piace, i pistacchi. I pistacchi. Così avremo anche un effetto cromatico molto carino. Questo. Cioè, questo tata la sera, se magari avete degli ospiti a casa, insomma, basta avere pochissimo in frigo. Nulla. Allora, l'unica cosa, l'unica particolare, appunto, che il mascarpone magari ha una scadenza un po' più breve. Però, per esempio, gli amaretti si possono tenere sempre nella dispensa e averli pronti. Ho un bel barattolo in cucina a vista, con un barattolone pieno di amaretti. Quindi, allora, lei ha preso una cellula staminale. Ecco. Sì. No, mi piace l'ha passata attraverso. Facciamo questo lavoro. In un fattore di crescita specifico. E voilà, una cellula di polmone, giusto? Visto. Poi ha preso una cellula staminale ancora, però l'ha passata nel fattore di crescita diverso ed ecco una cellula di fegato. Vedi che è uguale. Ci spieghi? Allora, ok. Ci spieghi cosa effettivamente voi state facendo? Ecco. Cioè, adesso l'abbiamo banalizzato. No, però è esattamente questo alla fine, cioè la cellula staminale. Oggi si parla molto di staminali e forse c'è anche un po' di confusione. Facciamo un po' di chiarezza allora. Da dove nascono, che cosa servono e che cosa ci aggiungete voi per farle diventare qualcos'altro? Allora, tanto diciamo che queste ricerche non è casuale, perché proprio nella torre dell'Istituto di Ricerca Pediatrica di Sala Speranza c'è un grosso capitolo che si sta aprendo ed è la seconda parte del sogno. La prima parte del sogno è costruire l'istituto, la seconda parte è di, come dire, costruire qualcosa di molto avanzato per approcciare le malattie che ancora colpiscono i nostri bambini. Quindi questo è proprio un tema, si chiama medicina rigenerativa. Rigenerativa. Le cellule staminali innanzitutto sono di due tipi. Un primo tipo si ottiene dal feto, dagli embrioni, ed è quello che ha provocato anche tante controversie etiche. Moralmente, eticamente, poi c'è chi giustamente. La secondo invece tipo di cellule sono delle cosiddette cellule staminali adulte, che si ottengono da diverse sorgenti, per esempio dal cordone ombelicale. Giusto. E questa è un'altra particolarità, perché alcuni anni fa un esponente di spicco della ricerca padovana, che ha lavorato grazie ai finanziamenti di Città della Speranza, il professor De Coppi, che attualmente occupa una posizione di prestigio in un ospedale di Londra, ma ancora continua a collaborare con la torre di ricerca, ha trovato per esempio nel liquido amniotico, cioè nel liquido dove si sviluppa il feto, ci sono delle cellule che hanno delle proprietà di staminalità.
ed è soprattutto su queste che si sta lavorando. Poi, altra notizia, le cellule staminali sono presenti nel come possiamo chiamare l'adipo, nel grasso. Sono le cosiddette staminali mesenchimali. Ne abbiamo un sacco. Liposuzione, si prendono e si usano. Io mi offro. Certe, io dai, offro il mio grasso. Non io esagerate. Io offro il mio grasso, assolutamente. Per se farvi volete, dire non che problema. Siete in perfetta forma. Non c'è. Ma guarda, posso dire una confessione? Perché anche io non è una forma. No, io ho scoperto che le persone che sono, diciamo, burrose, magrine, no, non è magrine. Che siano simpaticissime. Infatti, lei non è tanto simpatica. No, io non sono mica magrina. Esatto. Cioè, giusto, giusto. Ecco, dai, diciamola tutta. Hai visto, fai le uguali perché poi per parte. Provo, sì, c'è qualcosa di un po'. Comunque, questo è interessante. E questa è un po' la questione. Quindi, questa è una medicina molto importante perché, ripeto, può andare a delle frontiere della... Ma questo si sta attuando, nel senso ci sono pazienti che vengono curati con le staminali. Dunque, e qua, che tipo di pazienti, per quali problemi, per quali malattie? Per esempio, nel caso dei trapianti, in caso di terapie che distruggono il sistema immunologico, sì, che sono fatte ad alte dosi, stiamo parlando nel caso specifico di linfomi e leucemie, uh-huh, il trapianto di cellule staminali dal sangue è già una pratica assolutamente corretta. Che sì, e questo c'è un arricchimento di queste cellule che vengono rinfuse e riformano il sistema immunologico che era stato danneggiato dalla terapia. Ecco, ma di quindi tessuti già danneggiati magari anche negli adulti, non so, io faccio per esempio magari un infarto, faccio per dire. Sì, esattamente, ecco, che cosa c'è? Cioè, hanno scoperto che appunto anche infondendo delle cellule staminali in circolo arrivano al cuore, giusto per fisiologicamente, e hanno visto dei miglioramenti del tessuto danneggiato dall'infarto. Io mi sto rilassando un sacco a fare questo. Professore, hai visto? No, deve essere, la teoria va bene, però sta lavorando. Allora, mentre il professore appunto si cimenta in questo laboratorio di dolcetti, allora... io mi sto dando un'altra idea, brava, vedi che ha scoperto un'altra cosa. Noi andiamo invece a scoprire delle eccellenze del nostro territorio. Attraverso un alimento come per esempio il formaggio fare della storia, raccontare un po' la storia e quindi fare cultura? Beh, la risposta di Due Chiacchiere in Cucina è sicuramente sì. Oggi abbiamo con noi Carlo Piccoli della Latteria Perenzin, che c'è da 120 anni sul territorio a Treviso, giusto Carlo? Benvenuto. Sì, la latteria non io, No, beh, li porteresti gran bene comunque i tuoi 120. Sì, 120 anni di storia, quindi di evoluzione casearia, perché c'è sempre un'evoluzione, cambiano i gusti, cambiano le conoscenze e cambiano i formaggi. E i formaggi seguono gli uomini, o viceversa, non si è ben capito. Faccio l'esempio di Cipilo in Messico, dove questa comunità di Veneti si è trasferita nel 1882, partendo dalle terre di Segusino, e lì hanno iniziato la loro vita messicana facendo formaggio. Tuttora fanno formaggio. Ho avuto modo di conoscere questa comunità andando con l'Accademia, poi è nata lì poi l'idea dell'Accademia, per fare un corso, insegnare loro delle evoluzioni, quindi l'incontro di uomini che hanno esperienze diverse fanno poi nascere formaggi diversi. È incredibile che appunto questa comunità di italiani, di Veneti, di Segusino, che sono appunto emigrati in Messico, poi si siano ritrovati nel corso dei decenni a fare il formaggio esattamente come si faceva appunto nell'Ottocento. Come esatto. Loro per molti anni, non avendo avuto modo di confrontarsi con altri, hanno fatto il formaggio come gli hanno insegnato i loro padri. Quindi tutt'oggi troviamo il formaggio, ancora molti lo fanno come nel 1882. Quindi la vostra iniziativa, voi siete venuti a conoscenza di questo... Sì, c'era un gemellaggio tra queste comunità, quindi noi ci siamo trasferiti lì per fare un corso lì a loro. È stata una bella esperienza simpatica, da cui appunto è nata l'idea dell'Accademia e abbiamo iniziato a insegnare anche in Italia. Ora all'Accademia vengono allievi da tutto il mondo. Da tutto il mondo, sì. Vengono a studiare, a capire come si fa il formaggio. Voi lo fate sia di capra, vero? Di bufala? Di capra, di vacca, di bufala, facciamo dalle freschi come gli stracchini, le robiole, le ricotte, cacciottine morbide, poi le paste un po' più dure, un po' tutti i formaggi. Gran parte della nostra produzione è bio e quindi si trova poi nei negozi bio in tutta Italia. Quindi un occhio al passato, uno al presente e uno anche al futuro, con delle proposte nuove, diciamo, per la società, ossia delle degustazioni, esatto, di formaggio, giusto? Quando che iniziativa è?
Abbiamo rinnovato 4 anni fa uno dei nostri edifici e abbiamo fatto un nuovo negozio, ma quando uno entra in negozio è contemporaneamente dentro in un cheese bar e in un ristorante. Un cheese bar. È stata una cosa un po' sconvolgente per le persone del territorio, però adesso hanno capito come funziona il tutto e piace molto. Facciamo degustazioni guidate, quindi insegniamo, comunichiamo molto. È necessario comunicare i prodotti di qualità perché hanno prezzi più alti, la gente deve capire perché, quindi facciamo questo tipo di operazione sia nel menu sia nell'andare a spiegarlo, sia il personale è attento nell'andare a spiegare esattamente che tipo di formaggio c'è. Moltissimo uso in cucina perché chiaramente il nostro chef ha utilizzato ormai più di 100 formaggi in cucina, quindi è diventato un centro di cultura casearia il nostro cheese bar e ristorante. Quindi si può fare cultura attraverso anche il formaggio. Sì. Noi l'abbiamo chiamato PER, che sta un po' per Perenzin, ma anche per percorsi enogastronomici ricercati. Una ricerca continua di abbinamenti, di soluzioni, di utilizzo in cucina, eccetera. Un percorso che ci porterà su una strada che secondo me è molto interessante. Secondo me vi porterà anche lontano, vi porterà questo percorso. Complimenti. E allora, per quanto riguarda noi, intanto Carlo, grazie mille, grazie ancora una volta per averci spiegato queste chicche sul formaggio, e noi invece ci rivediamo in cucina. Ed eccoci tornati nel nostro laboratorio. Quest'oggi si trasforma in un laboratorio, vero professore? Dolce. Dolce. Allora, questi sono i nostri dolcetti. Velocissimi e buonissimi. Certo. E poi appunto ho dato l'idea anche eventualmente di servirlo al bicchiere se, ipotesi, non abbiamo la pazienza di star lì appunto a creare tutti i dolcettini. Però secondo me questi sono molto più... No, sono molto semplici e molto veloci. Sì. Nel senso, basta avere magari, come ho fatto io, insomma, un barattolo. Mettiamo gli amaretti, anche in vista, vederli a vista sono molto belli. Sì, ci sono i vasi trasparenti, quindi riesci... Poi hanno una durata anche abbastanza... medio lunga, insomma. Quindi quando c'è da fare il risotto, che è stata la prima ricetta che abbiamo fatto l'anno scorso nella prima edizione, il risottino con gli amaretti ci sta. Amaretti e zucca. E poi se magari scappa qualche dolcetto. Ma questi li metti in frigorifero? Adesso questi andrebbero lasciati in frigorifero per circa un'oretta, così i gusti appunto si distribuiscono bene. E poi mangiati, anzi divorati. Però io un quesito ce l'avrei. Chissà che vino abbiniamo. Ed eccoci al dolce. Questa volta abbiamo dei dolcetti velocissimi, con amaretti, con una aromaticità e una persistenza gustoolfattiva molto molto importante. Allora abbiamo pensato a un vino sempre veneto, un Recciotto di Gambellara DOCG. È un vino che si può trovare sulla nostra guida dell'Ice Veneto, sulla nostra guida che si chiama Vinezia, www.vinezia.it. Allora andiamo a versarlo nel calice, guardate come scende, è color oro, quasi topazio, bellissimo l'aspetto, luminoso, sontuoso. Al naso, immediato l'impatto olfattivo, con note di canditi, con note di frutta secca, ma soprattutto l'albicocca disidratata. Questa è una caratteristica dell'uva Garganega appassita, che è l'uva con cui si ottiene il Recciotto di Gambellara. Questa è della zona classica, la zona più antica, più vocata. Oltre all'appassimento, il vino ha anche una buona spalla acida, un'acidità importante che ci ripulirà bene la bocca da questa grassezza data dal mascarpone, quindi un abbinamento sicuramente indovinato, un abbinamento che noi denominiamo armonico, provare ancora una volta per credere. Recciotto di Gambellara classico con questi dolcetti col mascarpone e l'amaretto. Buon appetito! Benvenuti nel nostro angolo dedicato all'educazione alimentare. Con noi il nostro medico di fiducia, Stefano Realdon, gastroenterologo. Ciao. Buongiorno Stefano. Ciao, buongiorno a tutti. Devo chiederti un consiglio, perché una mia amica ha iniziato una dieta abbastanza drastica, ha eliminato quasi tutti i carboidrati, insomma fa una dieta molto proteica, per quello è anche riuscita a dimagrire, ma fa bene o fa male?
Allora, come tu sai, io non amo le diete. Ecco. Già di per sé. All'interno delle diete, quelle che amo ancora di meno sono questo tipo di diete. Le cosiddette diete iperproteiche, che sono quelle che peraltro vanno per la maggiore. Esatto. Non le amo perché fondamentalmente non funzionano. O meglio, possono funzionare nel breve periodo. Nel senso che l'effetto c'è all'inizio. C'è all'inizio. Diciamo che è scientificamente dimostrato che nella stragrande maggioranza i chili vengono ripresi e anche raddoppiati. Allora devo proprio dirle di cambiare tipo di... secondo me non è la strada corretta. La strada corretta è magari metterci un po' più di tempo, mangiando in maniera corretta, con la distribuzione corretta di tutte, diciamo, le sostanze, gli ingredienti, e riducendo la quantità, imparando a mangiare bene, ma non a aumentare in maniera sconsiderata l'apporto di proteine. Anche perché, anche qui, ci sono diversi dati che dicono che questo può essere pericoloso anche nel lungo periodo. Proprio a livello di salute, magari ci sono degli organi interni che vanno... Diciamo che ci sono... Una volta si pensava che più proteine volesse dire più salute. E che una serie di proteine più nobili, tipo quelle, diciamo, in generale di origine animale, siano le migliori. E ora non si pensa più così, diciamo, senza andare a demonizzare nessun tipo di proteina, perché tutte hanno i loro benefici, i loro pro e i loro contro. In senso molto generale, in realtà il contenuto di proteine non deve essere esagerato. E tendenzialmente devono essere preferite le proteine di origine vegetale rispetto a quelle di origine animale. Dove le troviamo le proteine di origine vegetale? Io so, la soia è una, però forse bisogna stare attenti anche un po' con la soia. Sì, diciamo, in generale le proteine di origine vegetale per lo più ci sono, diciamo, dai legumi. Ecco. Tutti i legumi hanno ottime, con delle variazioni, ma insomma una buona fonte di proteine cosiddette salutari. E nel regno, diciamo, animale, le migliori proteine, se vogliamo dire così, quelle delle proteine salutari anche, sono quelle del pesce, fondamentalmente. Il pesce. Le altre proteine non è che vanno demonizzate assolutamente, però dovrebbero rientrare più nell'eccezione. Nell'eccezione, ecco. Quindi magari mangiare più pesce che carne sicuramente ci fa bene. Sicuramente sì. E poi i nostri legumi. I nostri legumi, assolutamente. Allora a me viene già fame, e allora scappo in cucina. Grazie. Ciao. Ed eccoci in cucina, anzi nel nostro laboratorio, con il nostro professor Marco Pierotti, il nostro ricercatore dell'Istituto di Ricerca Pediatrica della Città della Speranza. Anzi, vi invito, se avete un computer, adesso ci sono anche i cellulari, provate a cercare Città della Speranza su Google e vedete che cosa verrà fuori. Andate un po' a spulciare, lì c'è anche il conto corrente se volete donare. Le donazioni sono importanti per sostenere i nostri ricercatori. Importantissimo. Ecco, intanto noi ci sosteniamo con il buon cibo. Questo è di stagione, anche queste è un classico della cucina italiana, cioè le scaloppine e i funghi. È stagione, per cui siamo avvantaggiati da questo punto di vista. In questo caso però sapete benissimo che io sono un po' contro la panna in cucina e quindi non utilizzeremo la panna. Brava, vero? Okay. In cucina però salata, nei dolci certo ci sta, però nel salato no, quindi scaloppine e funghi porcini. Ma questo è un particolare taglio di carne per le scaloppine? Una fettina di vitello semplice. Allora prendetevi nota. Per la scaloppina e i funghi ci occorrono 500 g di vitello a fettine, 400 g di funghi porcini o misto, olio extravergine d'oliva, prezzemolo fresco, uno spicchio d'aglio, vino bianco, burro, farina 00, sale e pepe. Ci mettiamo a fare qualcosina? Dai. Volentieri. Sia semplice però. Semplice. Tritare il prezzemolo. Ma c'è che toccare un movimento complicato. Ok, tagliare i funghi. Quello lì magari un po' di più è facile. Allora, procediamo da qua. Credo che a casa cucini spesso sua moglie, o sbaglio, professore? Ho questa intuizione. Potrei stupirla, ma perché stupirla? Allora, io vado? Prego, a fettine. Sì. Insomma, noi parlavamo prima di genetica, insomma, certo. No? Quindi parlavamo di questo importante ramo che
sempre di più occupa la scena. E ha ragione, perché quello poi si legge ogni tanto sui giornali, che in futuro noi avremo una medicina sempre più personalizzata. Questo io ho letto in molti articoli anche recenti che sono usciti. Una medicina sempre più personalizzata, anche geneticamente personalizzata? Assolutamente sì. Se noi togliamo appunto quelle malattie che sono dovute a degli agenti esterni al nostro organismo, quindi classicamente i virus, i batteri, eccetera, la stragrande maggioranza delle malattie, diciamo, più comuni, tra cui anche il cancro, sono dovuti anche alla composizione genetica di un individuo. È il nostro corredo, no? Il nostro corredo. Non solo, perché anche e soprattutto per il cancro bisogna precisare che fortunatamente non è una malattia ereditaria, o meglio lo è, ma in una percentuale molto ridotta, 5-10% dei casi. Tutti si ricordano la famosa storia di Angelina Jolie. Esatto. Purtroppo sia la sua famiglia, cominciando dalla madre, aveva un difetto in un gene che si chiama BRCA1, esatto, che ha trasmesso alla figlia. Oggi ci sono degli screening che si possono fare, sono screening seri che vengono fatti in determinate strutture molto serie e che vanno a vedere se un gene è marcato, è malato o meno. Esatto. Devo precisare tra l'altro che anche in questo caso, siccome direi per fortuna, il cancro non viene per la malattia di un gene, ma per la malattia di più geni in una cellula. Certo che se se ne eredita uno, diciamo che la probabilità nella vita che avvengano gli altri difetti è alta. Ecco, quella che scatta magari la probabilità che questo si inneschi, perché cioè, c'è, dunque, però non è detto, certo, che... Vabbè, ecco, può anche non venire per tutta la vita. Infatti la scelta dell'Angelina Jolie, che è stata, diciamo, passata come l'opzione per tutti, è stata sbagliatissima. Sbagliatissima nel senso che io lavoravo allora ancora all'Istituto dei Tumori di Milano e abbiamo avuto un effetto collaterale drammatico. Infatti si sono presentate? Esatto, hanno intasato i centralini, si sono presentati non rendendosi conto che se questo, diciamo, in famiglia non ci sono casi giovanili, il rischio di avere un tumore di questo tipo è quasi nullo. Basta comunque tenersi controllati. Nel momento in cui uno si controlla spesso, allora nel momento in cui c'è magari allora si fa in tempo poi. Esatto, tra l'altro noi al tempo facciamo anche uno studio per capire anche in donne in cui il gene c'era difettoso, cosa condizionava la scelta se fare una mastectomia radicale, quindi quella di Jolie, oppure avere appunto la strategia dei controlli ravvicinati. Quello che abbiamo scoperto di fatto è che le donne che avevano già subito un tumore facevano la scelta della mastectomia, mentre quelle che ancora avevano il rischio ma non il tumore preferivano i controlli. Quindi c'è proprio una personalizzazione anche nelle scelte. Probabilmente aver vissuto un'esperienza che può portarti comunque insomma alla morte magari una persona, o anche perché avendo già avuto l'intervento hanno visto che la questione poi è più gestibile, insomma. Ad ogni modo, stavo dicendo che appunto direi che tutto nasce col famoso progetto Genoma di Dulbecco di circa 15 anni fa. Spieghiamo che cos'è. Perché... Beh, lui lanciò un'idea, finanziamo ricerche che decifrano il libro della vita, cioè il nostro genoma. Ma quanti geni abbiamo noi? I geni nostri dell'uomo sono circa 23.000, ma il problema dei geni non è quello in numero, che abbiamo delle piantine che hanno il triplo dei geni dell'uomo. Il problema è come vengono usati e controllati, questo è il livello che dà la differenza tra gli organismi superiori come l'uomo e il... bisogna capire, i geni fanno, diciamo che sono meno del 10% del DNA totale. Inizialmente si è pensato che il resto del DNA non servisse a niente, ma siccome la natura non fa niente a caso, si sta capendo che questa parte di DNA che non contiene i geni e che si chiamava silente, in realtà ha delle funzioni di controllo importantissime. Anzi, forse è quello che rende l'uomo diverso dagli animali. Noi abbiamo il 99% del DNA che è uguale a quello degli scimpanzé. Però se ci guardiamo, c'è qualcuno umano che magari difficilmente, però diciamo, la maggioranza si dice questo è un uomo. E abbiamo una cosa che non ha lo scimpanzé, il linguaggio.
Quindi questo per esempio è un campo affascinante, vado avanti? Sì, 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 li facciamo tutti. No, è bellissima, la scienza è meravigliosa. Lo studio dei geni che controllano il linguaggio sono già una delle frontiere della biologia. Però tornando a noi, il genoma, Dulbecco propose di decifrare i 3 miliardi di lettere che sono l'alfabeto della vita. E questo, sì, questo ci ha messo una decina d'anni. È la mappatura, no? La famosa sì. Mappatura di cui si è parlato molto. Esatto, ed è costato qualche bilione di dollari. Ecco. Adesso in 2 settimane noi lo facciamo con circa $1,000, perlomeno la parte codificante costa $1,000. Quindi, cioè, allora, con questa, diciamo, realizzazione tecnologica, si è spostata alla frontiera della conoscenza e possiamo realizzare quello che era il sogno dei nostri antenati romani, greci, che i fondatori della medicina in pratica. Ippocrate. Esatto, che dicevano, guarda che se tu non la capisci non la curi. Adesso noi stiamo cercando. Bisogna capirla per poi curarla. Do un attimo uno sguardo a quello che sta facendo Ileni. Allora, adesso noi... Allora, sto profumando l'olio con lo spicchio d'aglio che poi appunto servirà per andare a profumare, a rosolare appunto e cuocere i nostri funghi porcini. Dall'altra parte, il solito metodo per fare appunto cuocere le bistecchine in questo modo per ottenere una salsina bella sugosa e densa. Sai che non ho ancora capito perché olio e burro insieme. Dopo vabbè, questo è interessante. Allora, il punto di fumo del burro è molto più basso rispetto all'olio e quindi se noi dovessimo prolungare la cottura, in questo caso per far sciogliere tutto il burro, corriamo il rischio appunto di bruciarlo. Alziamo la temperatura e quindi il livello di questo benedetto punto di fumo, come si dice, con un filo d'olio. Visto? Mica te lo scrivono però sulla ricetta. Ecco, sono esatto, ma è per questo che io tendo a ripeterlo, al di là che non lo capisco, io non mi entra in testa. Sicuramente però c'è una base chimica di tutto questo. Perché appunto il burro, contenendo dell'umidità, dell'acqua, brucia. Vedi. E quindi adesso andiamo a rosolare le nostre fettine di carne che abbiamo precedentemente panato, infarinato, scusa, e poi appunto mettiamo i funghi qua dentro. Ci riusciamo? Io? Sì. Bravissimo, sì, sì, ormai la parte più laboriosa è stata fatta. Del fungo non lo so, ma la grande notizia è che noi conosciamo tutto il genoma della vite. E vai. Della vite? Giustamente. E già del, diciamo, ma per esempio anche qui nel Veneto, non ne so benissimo, nel Trentino, ormai si usa la genetica per prendere il vitigno migliore, poi trapiantarlo per farlo crescere, eccetera. Cioè, pazzesco. Non è solo per la medicina. Per, cioè, magari io sì, conosciamo il genoma della vita, ok. Ma invece in realtà è una novità, è una notizia scientifica di grande rilevanza. Questo che ha già qualche anno. Che ha già qualche anno, sì, però sì. È sempre importante. Vi faccio una parentesi, sì? Quando siamo a circa 3/4 della cottura andiamo a sfumare con il vino bianco. Giusto. Okay. Io non ho mai capito questo concetto temporale in cucina. 3/4 della cottura, cosa vuol dire? Perché se noi andiamo a metterla subito, praticamente la farina cioè si stacca, okay, se noi aggiungiamo un liquido. Quindi noi dobbiamo fissare bene la farina, mm-hmm, e versare appunto il vino in un secondo momento proprio. Ma i 3/4 li calcoli? Adesso da qua noi andiamo a girarle, possiamo, okay, quando sono quasi pronte. Quando sono quasi pronte. Essendo molto sottili ci permette appunto di abbreviare anche il tempo. Quando sprigolano un po', che hanno assorbito già abbastanza. Ma lei è... Io lei parla. Io parlo. Vabbè, dai, lei è tuttologa. Non sapevo di questa. Io mangio, io sono addetta al test di assaggio, ecco, diciamo. Adesso controllo, vedrete qualità, l'aspetto come cambierà con il vino, perché appunto il sughetto che ne risulta sarà morbidissimo e bello, ed è per quello che si riesce a evitare la panna in questo senso. Bravo, professore, vedi, l'occhio scientifico subito sui nostri porcini. E... vedi? Ah, facciamo evaporare tutta la parte alcolica e poi sono pronte per essere messe appunto all'interno dei nostri funghetti o al contrario, come vogliamo. E allora questo noi... che esce alcol, per cui noi lì dentro non abbiamo di alcol. Non abbiamo più di alcol, per cui anche per le cotture dietetiche, che molte volte si pensa che l'alcol sia bandito, il vino, no, perché quando è evaporato appunto si può tranquillamente utilizzare in cucina. E allora noi aspettiamo giusto quel minuto che serve per le nostre scaloppine, ci prendiamo un secondo di pubblicità, poi torniamo qui. Ed
eccoci qui in cucina, le nostre scaloppine sono quasi pronte, il nostro professore Marco Pierotti, il nostro coordinatore per l'Istituto della Ricerca Scientifica pediatrica. Ormai con la scienza è sempre scientifica, l'Istituto della Ricerca Pediatrica, Città della Speranza, mi raccomando, andate a cercarla su internet, su Google, vedrete che troverete tante informazioni e soprattutto troverete anche il conto corrente se volete donare, e fatelo perché la ricerca è importante. Allora, io ho regolato di sale la carne, poi ho aggiunto appunto i nostri funghi che abbiamo insaporito prima, i funghi porcini, regoliamo di sale un altro pochettino giusto per salare anche i funghi, togliamo naturalmente lo spicchio d'aglio. Allora, la cosa importante adesso sarebbe farla cuocere per altri 5 minuti, giusto per far amalgamare bene i sapori, però siamo già comunque a un buon punto a livello di profumi e tutto. Allora, aspetta che mi metto qua, mi prendo... A proposito, i porcini iniziano con la P, mm-hmm. P, 4P, cosa vuol dire? Cos'è? Beh, dunque, come dicevamo prima del genoma... Dopo la decifrazione del genoma umano è partita una corrente di pensiero negli Stati Uniti che ha detto che la medicina moderna è una medicina delle 4P. E le 4P è una medicina preventiva, perché con la carta genetica, questa è un'estremizzazione, non siamo arrivati ancora a questo, ma è la strada, conoscendo il nostro genoma noi possiamo regolarci negli stili di vita. Perché per esempio ci sono una serie di geni che predispongono, siamo sempre nel campo delle probabilità, non ci sono certezze, predispongono per esempio alle malattie cardiovascolari, allora è chiaro che per queste persone peso... Sono fattori importanti. Fattori importanti. La seconda P è una medicina che chiamiamo predittiva, che è quella famosa che si diceva prima con l'esempio di Angelina Jolie, cioè esistono delle malattie che sono dovute a dei geni, sono circa 6.000 attualmente le malattie che sappiamo di origine genetica, e quindi la predizione è quella anche che ci fa dire se... La terza P è personalizzata. Ecco, che è il futuro. Che è il futuro quasi presente. Per darla in sintesi, la medicina personalizzata significa poter dare il farmaco giusto, il paziente giusto, nella dose giusta. Questa è un po' la sintesi. La quarta è altrettanto importante. Si chiama partecipativa. Questo tocca un aspetto che non viene molto riconosciuto, è il rapporto medico-paziente. Che anzi, sarebbe forse quello... È un tema anche scottante. Allora, sì. Nel passato abbiamo avuto l'esagerazione del medico stregone o del medico paternalista, che però aveva anche una funzione curativa, perché il paziente si affidava completamente. E a proposito di cura, questa è una cura. Ecco, questa è la nostra cura. Ecco, mi stavo domandando, ma il prezzemolo non si deve dimenticare. No. È il tocco finale, il giusto? Il prezzemolo a crudo, perché così non modifica il sapore e non, soprattutto non diventa amaro e mantiene tutte le proprietà. Un attimo che togliamo questo per proprietà. Bello che... Eccoci qua. Professore... Questo rispetta tutti i canoni, certo. Allora. Sì, sì. E allora vediamo invece subito che vino abbinare. Ed eccoci all'abbinamento delle scaloppine ai funghi porcini con un vino questa volta non della regione Veneto. Siamo andati nelle Marche, Verdicchio dei Castelli di Iesi, un vino importante, con una struttura importante, con una persistenza aromatica intensa importante, perché i funghi hanno un'aromaticità altrettanto importante. Allora andiamo a versare il nostro vino nel calice. Bello l'aspetto, luminoso, lucente, vivo, ricco di alcol, e lo vediamo già da come si depositano sulle pareti del calice. Intenso al naso con questi profumi caratteristici. Vediamo in bocca che cosa ci lascia. Avvolge la bocca con una morbidezza data dalla glicerina e dall'alcol. Ripulisce bene la bocca da questa aromaticità spiccata del piatto, ma lascia un ricordo piacevole, perché il vino non sopravanza il piatto e il piatto non sopraffà il vino.
Questo è un abbinamento perfetto, armonico, in cui il vino valorizza il piatto e viceversa. Verdicchio dei Castelli di Iesi, classico superiore annata 2012 dell'azienda Garofoli, veramente un vino interessantissimo e un abbinamento, oserei dire, semplicemente perfetto. Provate ancora una volta per credere. Buon appetito! Ma quanto sono belle e quanto sono buone le nostre ricette di oggi, eh? E quanto sono veloci. Infatti, Ilenia. Allora, iniziamo con la prima, che sono appunto i nostri dolcetti velocissimi. Abbiamo inzuppato gli amaretti nel caffè, amaro naturalmente, e accoppiati con una crema al mascarpone e zucchero. Successivamente li abbiamo arrotolati, quindi quasi infarinati, con la granella molto fine di pistacchi o la farina di cocco. Lasciati in frigorifero un'ora, li gustate ancora più buoni. Seconda ricetta, invece, per quanto riguarda le nostre scaloppine ai funghi porcini, abbiamo naturalmente tagliato i funghi porcini a lamelle, insaporiti con olio e uno spicchio d'aglio, regolati di sale solo alla fine perché altrimenti si disidratano, e poi rosolato le nostre bistecchine di vitello, naturalmente con un pezzettino di burro e un po' di olio, e infarinate con della farina semplice 00. Quando le due preparazioni sono cotte, appunto, le abbiamo assemblate insieme e lasciate insaporire 5 minuti. Alla fine una spolverata di prezzemolo tritato a fresco. Buonissimo, il tocco di colore anche che ci vuole. Sì. Allora, Marco Pierotti, il nostro professore, grazie per essere stato con noi della Città della Speranza. Ricordatevi, Città della Speranza, andate a cercare anche su Google. Visto in chiusura, visto che ci sono stati premiati 3 premi Nobel della medicina di quest'anno, William Campbell, Satoshi Omura e Yu Yu Tu, che sono stati premiati per aver inventato dei vaccini in posti molto poveri del mondo, insomma, aver salvato delle vite. E una parola spegniamo proprio per i vaccini, visto che l'attualità oggi ci porta a fare una riflessione, visto che ci sono stati anche dei decessi per dei bambini che non sono stati vaccinati. Cosa possiamo dire? Siamo sicuri con i vaccini, professore? Ma sì, assolutamente. Abbiamo avuto degli incidenti nel passato che erano, tutto sommato, ci sta, progresso, la scienza, nulla è esatto, nulla è perfetto, tutto si basa sui problemi, sul principio dei costi e benefici, per cui anche un qualsiasi rimedio oramai... E oggi però? Oggi però è, diciamo, grande salto di qualità, che la maggioranza dei vaccini sono prodotti di sintesi, sono fatti con ingegneria genetica, quindi sono ultra controllati in tutti i loro passaggi. Ecco. Quindi grazie. Non rischiano contaminazioni, e direi che è assolutamente il messaggio tranquillizzante. Ecco, mi raccomando. Allora vi ricordiamo che le ricette, la puntata, la trovate su www.settegoltelepadova.tv. Abbiamo il nostro canale YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, quindi mi raccomando, seguiteci anche quando poi cambiate canale, ovviamente fatelo solo dopo il TG. Allora, l'appuntamento è alla prossima puntata. Grazie mille per averci seguito e buon appetito. Buon appetito. TG.